in collaborazione con Bulenciel, Botalla, Euroconnection, Sparco, Acqua Lauretana. Marioleni in accosto per il Masero dopo la boccia fallita da Crovo sul pallino salvezza. Vediamo l'accosto di Marioleni, boccia corta, punta ancora sempre in terra per la BRB. Nella terna la volta di Emanuele Ferrero ad andare sul pallino nel tentativo di colpire e chiudere la partita. Fallisce il pallino. Ancora Emanuele Ferrero nell'incontro terne sul pallino per realizzare i due punti della vittoria. Parte Ferrero, questa volta lo colpisce, quindi si chiude l'incontro a favore della BRB per 13-2 sul Masera. Primi due punti per la BRB. Nell'incontro a coppia fallisce il pallino Guaschino e sul risultato di 5-1 per la BRB consegna la vittoria alla BRB di Cavagnaro e Grattapaglia, che portano i punti a 4 per la BRB. Grosso imbocciata sul costo di Cinalli, colpisce ed è ancora Cinalli andare in accosto. Cinalli per il Masera sul pallino salvezza contro Grosso, lo colpisce e annulla la mano sul risultato di 12-3 comunque per Grosso quando mancano 6 minuti al termine dell'incontro. E pur colpendo il pallino, Cinalli appunto sul risultato di 12-3 per Grosso consegna la partita al Grosso e quindi BRB 6 Masera 0. A tempo scaduto, ultima mano in corso, è Basso che va all'accosto sul punto in terra di Emanuele Bruzzone, consegna la partita in mano che la boccia va fuori, quindi vittoria per la coppia Carlo Balavene, Emanuele Bruzzone per 8-4, risultato parziale dell'incontro 8-0 per la BRB. Qui mancano 20 secondi al termine. Colpisce Pegoraro, colpisce ancora Pegoraro e si porta a 50-39, colpisce 51, ultima bocciata per Pegoraro e si porta a 52, parte Emanuele Ferrero, ma il tempo è scaduto, quindi sono 53-40, adesso vediamo lo score ufficiale del giudice di gara. Risultato finale della staffetta, BRB 54, Masera 40. Risultato parziale dell'incontro, BRB 10, Masera 0. Gigi Grattapaglia sul pallino da 5 punti, ultima bocciata delle 11 giocate. Colpisce il pallino, perfetto! Alla volta di Guaschino sul pallino da 5 punti. Cosa decide l'arbitro? Bocciata fallita perché ha toccato prima il tappeto di aver spostato il pallino. Cinalli colpisce anche lui il pallino e si porta a 23 da 5 punti, lo fallisce e rimane sul 9-8, quindi risultato finale: Grigigi Grattapaglia batte Cinalli per 25-23, Grosso batte Guaschino per 9-8, quindi parziale dell'incontro BRB 14 Masera 0. 24 secondi al termine, fallisce Pegoraro, colpisce Bagnasco e si porta a 31-40 per Pegoraro. 13 secondi al termine, si porta a 41-32, 42-33, ultima bocciata, buona per la BRB e si porta a Pegoraro a 43 e vince l'incontro e si porta la BRB sul punteggio di 16-0. Lerio che tenta il pallino salvezza,
non ce la fa, quindi tocca la mano, quindi la BRB con Cavagnaro, Grattapaglia, Pautassi si aggiudicano l'incontro a Terni contro la Masera che presentava Mariolini, Mellero e Mellero, quindi la BRB che si porta sul 18-0. Emanuele Bruzzone in bocciata, la colpisce e si porta sul 26-19, si aggiudica l'incontro e porta il parziale sul BRB 20, Masera 0. Pallino salvezza per Crova che lo fallisce. Toccano la mano e consegna una partita che la BRB con Grosso e De Reggi, Pulsa Coppie, batte Basso e della Piazza, per Crow e della Piazza per 13-3. Punteggio parziale dell'incontro 22-0. Carlo Balabene in bocciata sull'accosto di Basso, colpisce e Basso concede la partita a Carlo Balabene, quindi la BRB si aggiudica l'incontro per 24-0. Campionato Bocce Serie A, risultati prima giornata: Borgonese Pontese 9-15, la Perosina Gaglianico 15-9, BRB Ivrea Masera 24-0, Noventa Ferriera 8-16. Campionato Bocce Serie A, classifica: BRB Ivrea, La Perosina, Pontese, Ferriera 2 punti, Gaglianico, Borgonese, Noventa, Masera 0 punti. Campionato Bocce Serie A, seconda giornata: Pontese BRB Ivrea, Gaglianico, Noventa, Masera, Borgonese, Ferriera, La Perosina. In collaborazione con Bulenciel, Botalla, Euroconnection, Sparco, Acqua Lauretana.